Siamo a Ternopil, a casa di Giovanna, una persona che per 3 anni. Aspetta, chiamo il microfono. Sì, lì dove sta l'alimentatore, non c'è. Questo secondo me non ha più di 40 minuti, ne abbiamo due però. Parlare. 1, 2, 3. Siamo qui nei sotterranei dell'Arena di Verona, nell'ufficio del sovrintendente. Allora, bene. Vediamo se è venuto. Allora, sono arrivata in Italia 3 anni fa. Prima sono andata giù subito a Napoli. Sono stata là un anno in una famiglia a Pozzuoli. Facevo cameriera, tutte le pulizie. Era una casa grossa, 3 piani. Poi guardavo anche una bambina piccola di 3 anni. Come mi trattavano? Mi trattavano un po' come la schiava, però poi sono uscita ad andare su a Reggio Emilia e sono stata là anche 2 anni con una signora anziana che mi trattava come una nipote. Sono andata in Italia per lavorare perché ho 2 figli. Non avevo soldi per avere la casa sua perché vivevo con i genitori tutti insieme. Insomma, dovevo fare come fanno altre persone per lavorare, per aiutare, per dare un po' migliore suoi figli. È così. Qua a Ternopil, ma anche in altre città ucraine, c'è molta gente che viene in Italia, in altre parti d'Europa per trovare lavoro. Quali sono le motivazioni? I motivi per cui queste persone vengono? Cioè, i tanti, diciamo, fra il comprare una casa e altre cose. Cioè, come mai comunque se, la vita qui comunque è molto più difficile? Non, cioè, raccontaci un attimo magari le motivazioni che spingono queste persone a fare questi viaggi molto duri, comunque stare distanti per anni, a volte anche molti mesi dalle famiglie, dai propri figli, dai propri cari. Stop, Eh sì, molti vanno a lavorare all'estero per lavorare, insomma, perché qui ci sono. È molto duro, la vita dura, non si può lavorare perché ci sono tante fabbriche che sono chiuse. Anche in campagna si vive, si lavora perché si vive, c'è pane, insomma, però soldi no. Non ci sono, ci sono pochi. Per i figli bisogna comprare vestiti, bisogna dare da mangiare. E insomma, è duro, vero? Che è duro andare a lavorare fuori, non vedere i bimbi un anno anche di più, sentire solo sul telefono. Molti vanno a lavorare in Portogallo, un po' in Francia, anche Cechia, Europa più vicina, insomma, Polonia. Io sono andata in Italia perché sono andata. Loro mi danno la proposta, insomma, se c'è Italia, Grecia, io dovevo scegliere. Ho scelto Italia perché mi piace la lingua e mi piaceva. È così. Per questo tutto, insomma, sono adesso, è come si dice, per quello tutto che ho passato brutti momenti, insomma, però adesso sono contenta perché fra un po' avrò la casa sua.
adesso insomma con suoi figli è tutto, spero che tutto brutto già, più brutto già abbiamo passato, anche che è morto mio marito, ho sì, passato tanti momenti brutti, però insomma, solo che non ho potuto avere permesso di soggiorno per questo tutto, che mi dispiace perché insomma adesso per quando finisco quelle che sono uscita a guadagnare non lo so come faccio, forse dovrò ancora trovare la strada per andare a lavorare in Italia, è così. E questo futuro che comunque è incerto, comunque non sai quello che succederà, cioè fa un po' paura, e i tuoi figli, cioè hai comunque paura di lasciarli di nuovo qua? Sì, sì, loro hanno paura e quando dico che forse che fra un po' dovrò andare ancora per cercare qualcosa per dare qualcosa ai figli, loro dicono no, non vogliono niente, solo che vogliono stare vicino a me. Anch'io non voglio andare, mi dispiace tanto quando penso che fra un po', perché tutto finiranno soldi e poi non lo so come facciamo. Per adesso non voglio pensare e poi si vedrà. Ora ti chiedo una cosa un po' più pratica, perché spesso in Italia comunque cioè gli italiani comunque spesso hanno l'idea che il mondo sia tutto uguale, no? Che tutto funzioni nello stesso modo. E molti magari pensano che ucraini, bielorussi, polacchi sono persone comunque dell'est, vengono da noi, non si sa per quale motivo. Cioè, no? Sì, probabilmente sì, perché è un paese più bello, eccetera, eccetera. Invece c'è proprio le differenze anche in termini pratico sulla vita, il costo della vita, le difficoltà, cioè sono molto diverse. Tu, fra l'esperienza italiana e quella ucraina, cioè le cose che sono proprio più differenti, sia dai prezzi, dai costi, dalle case, dalla situazione comunque sociale, dallo sfruttamento sul lavoro, sì. Quali sono le differenze più grosse, insomma, che un italiano non si immagina magari? No, per mangiare non parliamo. La differenza più grossa è quello che viviamo in un paese molto povero, per questo. Come potete già vedere, anche noi abbiamo una Ucraina abbastanza bella come paese, c'è tutto, insomma. Il popolo, non siamo... Siamo abbastanza intelligenti, vogliamo lavorare, però un paese che adesso c'è molta difficoltà economica, anche in politica. Per questo, però sono patriota e spero che sarà futuro migliore. Vogliamo lavorare, non... Spero che sarà meglio. Per adesso forse già un po'. Adesso già un po' meglio. E il problema, da quello che ho capito, comunque, è che con gli stipendi, le pensioni che prendete qui, non riuscite a vivere nel vostro stesso paese potendo comprare una casa, cioè potendo garantire un futuro ai vostri figli, giusto? Cioè sì, il problema sì. È che gli stipendi, il lavoro è difficile da trovare, sì. Gli stipendi sono bassi, le pensioni anche, e quindi c'è, cioè, questo è il problema principale. Sì, questo c'è il problema, che per questo dobbiamo andare a cercare lavoro per suoi mani, non dico per la testa, perché anch'io sono diplomata, però anche mio fratello, anche la sorella, studiato 3 anni, va bene, ho fatto, non è tanto, non sono molto intelligente, però fratello è diplomato, ingegnere diplomato, anche la sorella, però fanno
fratello fa restauri a Mosca, la sorella fa come non so come si chiama, guarda anziani. Sì. È questo motivo che dobbiamo andare a lavorare, cercare lavoro fuori. Io prendo 300 hryvnie, 350 diciamo, è pochissimo perché un paio di scarpe costano 50-60 per bimbi. Mm-hmm. Poi bisogna pagare luce, l'acqua, telefono, macchine, tutto. Vestiti. Mi aiutano i genitori perché sono anziani, hanno pensione bassa, però per i genitori non servono i vestiti, mi aiutano un po'. Abbiamo campo e loro lavorano, hanno 60 anni, però mio padre lavora, anche la mamma, è così. Andiamo avanti. E i bimbi morto suo papà prendono 140 hryvnie per due persone. Poco. 70 a testa? Sì, sì, 70 a testa, sì. E basta. Ti voglio chiedere un'altra cosa. Quando venite a lavorare in Italia, sì. Bene o male dovete spedire qua i soldi. Dovete, cioè, magari spedire materiale, eccetera, eccetera. Quando arrivate comunque in Italia avete bisogno di alcune persone che vi aiutano a trovare comunque un posto di lavoro e tutto il resto. Ci sono all'interno di tutte queste cose persone che se ne approfittano, delle persone che vengono lì a lavorare, che magari, cioè, comunque non si comportano proprio per bene. Sì. Sì, sì, certo, ci sono persone. Certo, succede. Tieni il microfono qua, perché sennò se fai così sento tutti i rumori. Sì, sì, sì. Cioè, tienilo più, esatto, più in alto. Sì, va bene. Ok. Sì? Persone che approfittano, esistono? Sì, sì. Le persone che comunque quando venite, certo, in Italia... Certo, ci sono persone che approfittano, sì, sì. Anche a me è successo quando sono venuta giù a Napoli subito. Non sapevo parlare, non sapevo niente. Cercavo subito lavoro perché avevo paura di tutto il casino che c'è a Napoli. E poi sì, però è venuto uno italiano che mi aveva aiutato. Però ho pagato un po' per... Lui mi aveva trovato posto in questa famiglia. E poi anche questa famiglia aveva pagato. Ah, lui? Sì, avevo preso due volte. Sì. So che c'è qualcuno che fa questo anche a Reggio, però a me non è successo. Quando è venuta mia sorella non ho preso niente, anche cugina, anche la zia, sai tu come. Sì, sì, sì. No, ormai ho tanti amici. Sono tante famiglie italiane che mi aiutano, volevano aiutare, sì, però è così. Ci fanno altre domande? No, sul confronto tra la società italiana e la vita sociale qui, la vita sociale in Italia. Beh sì, cioè, però non è che ho partecipato molto alla vita sociale italiana, sono stata, tipo i matrimoni, come il fatto che qua ballano, cioè oppure andavamo solo al circolo, no. E basta, non è che... Cioè che non, anche perché conta che avete praticamente il mercoledì pomeriggio e la non domenica... Non avevo tempo, a mercoledì sono... Lavoravi? Sì, a mercoledì lavoravo anche. Cioè vanno in un'altra casa magari a fare le pulizie, poi dopo, sì, la domenica, sì, ogni tanto uscivate, però... Cioè, per due o tre ore... Ti incontravi poi con le tue amiche, insomma. Certo. Sì, cioè nel senso che comunque non... Non è che avevo tanto tempo, ero praticamente sempre chiusa con... Beh, casa. Cos'è meglio l'Ucraina rispetto all'Italia? Sì, costa la libertà, qui sono libera,
credo che costa. Per me è importante, è duro. Duro stare sempre a casa, a lavorare. L'istituto legale della class action in Italia possa è questo che è duro. Mi trattavano molto bene, però è duro, sì. Se fosse vicino, se vedo figli, meglio. Come fare? Facevo come fanno tutte altre donne. Fanno così, anche ci sono tanti uomini che vanno a lavorare in Spagna, in Grecia. Come già avete visto, in Ternopoli ci sono tanti giovani ragazzi, i suoi genitori vanno a lavorare fuori, a casa restano anziani e anche giovani. Così. Insomma, però ci sono persone che guadagnano anche qui, riescono a tenere sua famiglia, vivere insomma abbastanza bene. Ci sono persone ricche, come dappertutto. Magari ecco una domanda. Fino a qualche anno fa in Italia era molto più difficile essere in regola. Sì. C'era clandestini, insomma. Sì, sì, sì. E avevate più paura rispetto a quando comunque magari c'è stata la regolarizzazione dei lavori e tutte queste cose qua, cioè comunque avere contratti in regola eccetera eccetera, e cos'è cambiato diciamo da quando appunto era una situazione di clandestinità e invece quando siete passati comunque a riuscire ad avere comunque contratti in regola? No, io non sono uscita a avere permesso di soggiorno, però quando già avevo tutti questi documenti avevo insomma non avevo paura già che mi trattassero molto, che mi trattassero come schiava, come mi trattavano a Napoli. Loro non mi hanno pagato un mese, ultimo mese. Non potevo fare niente, insomma, mi dispiace, però se non avevo documenti sono andata con valigia e basta. Ho pianto un po', niente, sono uscita a venire su a Reggio e poi sì, certo, tutte le donne sono molto contente perché se c'hai una regola, sei, ti trovano meglio e poi sei una persona, insomma, non sei niente, sei una persona. Puoi andare a casa, se succede, per amor di Dio, se succede qualcosa a casa, puoi andare subito e puoi tornare. Io quando sono andata a casa poi non riesco a tornare ancora perché non ho avuto permesso di soggiorno. È così. Certo che siamo molto contenti perché sento la mia sorella, anche cognati, tutti gli amici dicono che è molto meglio adesso lavorare rispetto a come si dice. Sì. Sì. E avevo un'altra domanda che per ora non ricordo. Ah no, ecco. Voi avete appunto passato lontano dai figli del tempo in un altro paese. Vi piacerebbe in futuro poter tornare in quel paese con i vostri figli e visitarlo? Certo che mi piacerebbe, la bimba studia italiano, non lo so se servirà. Piacerebbe, certo. Se potrò tornare con bimbi, mi piace Italia anche vivere in Italia qualche anno. Lavorare, però vedere i figli, andarli a scuola, poi andare a guardare Italia. Sì, sì, certo che mi piacerebbe, come piacerebbe per tutti i famigli che stanno là lavorando senza vedere i suoi genitori o figli. Certo, sarebbe molto bello. Bene? Va bene. Ok, perfetto. Davvero? Che è andato benissimo, eh? Benissimo. Va bene. Non lo so se si capirà qualcosa. Ma per vinci, Giovanna? No, no. Va
No, sono stata sincera, sì, mi piace Italia per questo tutto che facciamo molta fatica, però Italia c'è una paese che siete molto, molto generosi. Perché io posso dire, perché sono stata a Napoli, non lo so, però tutti dicono, non sono, non solo io, tutti dicono che Napoli è un po' più peggio. È così. Dipende, insomma, dipende da persone, però siete molto generosi. Anche questo che c'è anche Caritas che aiuta molto. Ah, c'è a Reggio. Sì, sì, c'è sempre pezzo di pane. Se non hai lavoro puoi andare. Sai che alle 7, alle 6, non mi ricordo, ti danno da mangiare. È già tanto. Se non hai lavoro... Anche io sono stata due settimane, non potevo trovare subito lavoro a Reggio, andavo sempre a Caritas mattina e poi sera mi davano da mangiare. Sì. Sì, perché poi ci sono alcuni giorni che appunto sì, uno deve vedere come trovare lavoro. Certo, sì. Loro chiedevano come stai, non mi aiutano per trovare lavoro, ho trovato da sola, però... Se c'è da mangiare è già tanto, sì. È questo che dicono tutti, che siete molto generosi. Anche danno vestiti, perché vengono persone che non hanno anche una giacca, insomma, un paio di scarpe. È così. Sì. Loro, gli altri due bambini sono i figli di tua sorella. Devi Опять на тебе стою. Ormai ho tanti amici, sono tante famiglie italiane che mi aiutano, volevano aiutare, sì, però è così. C'è qualche altra domanda? Ho fatto tra la società italiana e la vita sociale qui, la vita sociale in Italia. Però non è che ha partecipato molto alla vita sociale italiana, No. Matrimoni, come il fatto che qua ballano e c'è non c'è oppure andavamo solo al circolo e basta. Cioè che non, anche perché il punto è che avete praticamente il mercoledì pomeriggio e la non domenica... avevo tempo, a mercoledì sono lavoravi? Sì, a mercoledì lavoravo anche. Cioè vanno in un'altra casa magari a fare le pulizie, poi dopo la domenica ogni tanto uscivate, però per due o tre ore ti incontravi poi con le tue amiche, insomma. Certo. Sì, c'è nel senso che comunque non è che avevo tanto tempo, ero praticamente sempre chiusa con a casa. Cos'è meglio, l'Ucraina rispetto all'Italia? Sì, costa la libertà, qui sono libera e credo che costa. Per me è importante, è duro stare sempre a casa, lavorare, anche per questo che non siamo parenti, è questo che è duro. Mi trattavano molto bene, però è duro, sì. Se fosse vicino, se vedo figli, meglio. Come fare?
facevo come fanno tutte altre donne. Fanno così anche, ci sono tanti uomini che vanno a lavorare in Spagna, Grecia. Come già avete visto, in Ternopoli ci sono tanti giovani ragazzi, i suoi genitori vanno a lavorare fuori, a casa restano anziani e anche giovani. Così. Insomma, però ci sono persone che guadagnano anche qui, riescono a tenere sua famiglia, vivere insomma abbastanza bene. Ci sono persone ricche, come dappertutto. Magari ecco una domanda. Fino a qualche anno fa in Italia era molto più difficile essere in regola. Sì. C'era clandestini, insomma. Sì, sì, sì. E avevate più paura rispetto a quando comunque magari c'è stata la regolarizzazione dei lavori e tutte queste cose qua, cioè comunque avere contratti in regola eccetera eccetera, e, cos'è cambiato diciamo da quando appunto era una situazione di clandestinità e invece quando siete passati comunque a riuscire ad avere comunque contratti in regola? No, io non sono uscita a avere permesso di soggiorno, però quando già avevo tutti questi documenti avevo insomma non avevo paura già che mi trattassero molto, che mi trattassero come schiava, come mi trattavano a Napoli. Loro non mi hanno pagato un mese, ultimo mese non potevo fare niente. Insomma, mi dispiace, però se non avevo documenti sono andata con valigia e basta. Ho pianto un po', niente, sono uscita a venire su a Reggio e poi sì, certo, tutte le donne sono molto contente perché se c'hai una regola sei, ti trovano meglio e poi sei una persona, insomma, non sei niente. Sei una persona, puoi andare a casa, se succede, per amor di Dio, se succede qualcosa a casa, puoi andare subito e poi tornare. Io quando sono andata a casa poi non riesco a tornare ancora perché non ho avuto permesso di soggiorno. È così. Certo che siamo molto contenti perché sento la mia sorella, anche cognate, tutti gli amici dicono che è molto meglio adesso lavorare rispetto a come si dice. Sì. E avevo un'altra domanda che per ora non ricordo. Ah no, ecco. Voi avete appunto passato lontano dai figli del tempo in un altro paese. Vi piacerebbe in futuro poter tornare in quel paese con i vostri figli e visitarlo? Certo che mi piacerebbe, la bimba studia italiano, non lo so se servirà. Piacerebbe, certo. Se potrò tornare con bimbi, mi piace Italia, anche vivere in Italia qualche anno. Lavorare, però vedere i figli, andarli a scuola, poi andare in guardare Italia, sì, certo che mi piacerebbe, come piacerebbe per tutti i famigli che stanno là lavorando senza vedere i suoi genitori o figli, certo, sarebbe molto bello. Bene? Va bene. Ok, perfetto. Davvero? Che è andato benissimo, eh? Va bene, non lo so se si capirà no, qualcosa. Ma per vinci, Giovanna? No. No, sono stata sincera, sì, mi piace Italia, per questo tutto che facciamo molta fatica, però Italia c'è una paese che siete molto, molto generosi, perché io posso dire, perché sono stata a Napoli, non lo so, però tutti dicono, non sono, non solo io, tutti dicono che Napoli è un po' più peggio. È così.
Dipende, insomma, dipende da persone, però siete molto generosi, anche questo che c'è anche Caritas che aiuta molto. Ah, sì, a Reggio fanno. Sì, sì, c'è sempre pezzo di pane, se non hai lavoro puoi andare, sai che alle 7, alle 6, non mi ricordo, ti danno da mangiare, è già tanto, se non hai lavoro. Anche io sono stata due settimane, non potevo trovare subito lavoro a Reggio. Andavo sempre a Caritas, mattina e poi sera mi davano da mangiare. Sì, sì, sì. Sì, perché poi ci sono alcuni giorni che appunto sì, uno deve vedere come trovare lavoro. Certo, sì. Loro chiedevano come stai. Non mi aiutano per trovare lavoro, ho trovato da sola, però... Se c'è da mangiare è già tanto, sì. E questo che dicono tutti, che siete molto generosi. Anche danno vestiti, perché vengono persone che non hanno anche una giacca, insomma, un paio di scarpe. Mm-hmm. È così. Yeah. Loro gli altri due bambini. Riservare la. Non è in primo luogo condivisibile la scelta di riservare la. Non è condivisibile la scelta di riservare la legittimazione solo a determinati soggetti, quali le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco tenute presso il Ministero delle Attività Produttive o le Camere di Commercio, escludendo immotivatamente i singoli oppure altri organismi rappresentativi. La seconda opinione è invece la seguente. L'avvocato non è ammissibile che faccia l'imprenditore di giustizia. Lei che è un avvocato, si identifica in queste osservazioni dell'organismo unitario dell'avvocatura? In Commissione Giustizia, durante le audizioni delle varie associazioni, l'OUA, che è l'organismo unitario dell'avvocatura, ha espresso due opinioni che vado a leggerle. Pietro Adami, per conto dell'ADUC, lei ha monitorato le azioni legali condotte a New York inerenti allo scandalo dei bond argentini. Brevemente, riesce a raccontarci quello che è accaduto, i passi avanti fatti dagli aderenti all'ADUC? Il comitato per i sopravvissuti del Vajont è nato da un'esigenza di 5 sopravvissuti alla tragedia dove perirono più di 2.000 vittime innocenti. Queste problematiche noi vogliamo portarle avanti tramite il comitato con il ricordo della memoria non soltanto della Longarone, di quella che era, ma soprattutto della notte del 9 ottobre del 63, del perché siamo arrivati a quella tragedia, la più grande tragedia europea del dopoguerra, e soprattutto per la memoria e l'aiuto psicologico di queste persone che sono state toccate così profondamente. Il lavoro del comitato si svolge soprattutto nell'ambito delle scuole. Noi andiamo nelle scuole a parlare ai ragazzi per far capire l'importanza di quello che noi facciamo, di quello che è successo, in modo che questa memoria non venga persa. Perché il problema più importante per noi è proprio questo, che non ci sia uno stravolgimento della memoria. Infatti noi vediamo dal cimitero, e questo ne è un esempio, del desiderio dopo 44 anni di cambiare la storia, perché il cimitero nostro non era così, era totalmente diverso. Non dobbiamo dimenticare che se è vero che le 2000 sono state le vittime, più della metà non sono state riconosciute. Adesso come adesso, dopo 44 anni, ci troviamo con un cimitero dove questa parte della storia è stata tolta volontariamente, hanno messo un nome a tutti i cippi. Questa, se da una parte è una cosa estremamente positiva, dall'altra come storia è uno stravolgimento, perché questo in realtà è un falso storico. Quando mi hanno proposto la possibilità di aderire alla richiesta del cambiamento di questa legge 1495, noi come comitato abbiamo aderito immediatamente, perché troviamo che sia estremamente importante che le varie associazioni abbiano comunque la possibilità di mettersi assieme per confrontarsi con uno Stato che ha la capacità di dimenticarsi delle vittime, di dimenticarsi comunque delle persone che hanno bisogno e si rivolgano a loro. Sicuramente è una cosa estremamente importante a cui noi abbiamo aderito con interesse. Adesso aspettiamo semplicemente gli sviluppi. Qual è l'appello che vuole lanciare il vostro comitato? Il nostro comitato vorrebbe lanciare forse più di un appello. Il primo comunque è che veramente soltanto riunendoci possiamo avere quella forza nei confronti di uno Stato che ha la capacità di dimenticare. Soltanto stando assieme potremo avere la forza di contrastarlo, di aiutare le persone vittime di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, e poter avere finalmente quella giustizia che noi da 44 anni aspettiamo. Inerente al comitato l'unica cosa che possiamo dire è questa. Non si può dimenticare. Nessuna tragedia deve essere dimenticata, per cui dobbiamo lavorare molto, sapendo comunque di essere sicuramente soli, però almeno con questa nuova associazione speriamo di avere la forza, il coraggio e l'opportunità di continuare. Thank you.
Odissea? Prova, 1, 2, 3, prova. Vittorio Bonaguidi, lei è coordinatore per la regione Lombardia dell'associazione Telefono Blu. Di cosa si occupa la sua associazione? L'associazione Telefono Blu SS Consumatori si occupa sin dall'anno 1989 di tutelare il turista a 360 gradi. Quindi è da definire la classica associazione che tutela gli interessi collettivi specifici, in questo caso nel settore del turismo. Nasce nel 1989, nasce nel centro Italia, in particolare sulla costa romagnola, e rapidamente si diffonde in tutta Italia. Si diffonde in tutta Italia con un sistema specifico che è quello della creazione di collegi legali, quindi di pool di legali, di esperti del settore del consumerismo, in particolare del diritto del turismo, che in ogni regione si prendono a cuore gli interessi del turista in particolare e del consumatore. Rapidamente questi collegi legali si diffondono appunto in tutta Italia, contano l'intervento appunto di legali ma anche di professionisti di altre associazioni. Dica pure da dove vuoi ripartire. Ripartirei da quest'ultima frase. Ah, vabbè. Rapidamente i collegi legali si diffondono in tutta Italia e vi è un incremento anche dell'attività di altri professionisti in generale, architetti, geometri, anche imprenditori, che per puro scopo di associazionismo danno un conforto, una mano, un aiuto concreto e fattivo all'associazione stessa, la quale oggi conta quasi 10.000 iscritti e quindi ha sicuramente un ruolo importante nella tutela di interessi collettivi specifici, che sono quelli del turista. Telefono Blu ha aderito con assoluta volontà e determinazione alla creazione del coordinamento delle associazioni appunto che tutelano interessi collettivi specifici promosso dal City, in quanto ritiene assolutamente che le recenti proposte governative e i recenti disegni di legge costituiscano un serio pericolo per la sopravvivenza della propria associazione e di tutte le associazioni, sia facenti parte attuale del coordinamento, sia coloro che anche ad oggi non ne fanno parte ma tutelano interessi collettivi specifici, potrebbero veramente essere lese da questa nuova normativa in fase di creazione. C'è da fare un po' di cose poi. Va bene, si può rivedere la tua? Sì, posso. Qua c'è una connessione veloce. Ah, sì, cioè io faccio il montaggio, quindi lo posso mandare, lei lo scarica. Perfetto. E non so, adesso magari la domanda che faccio è l'appello che l'associazione come Telefono Blu può fare a. Cioè, secondo me c'è da dire ancora una cosa. Sì. La seconda fase è quella del difetto della normativa, magari diciamo. Del disegno di legge. Qual è questo disegno di legge 1495, dove stanno i difetti di questo disegno di legge? Allora, bisogna partire da la precedente proposta governativa che aveva trovato poi la sua creazione assolutamente con un movimento bipartisan, che era che all'articolo 2 prevedeva appunto anche l'esistenza e la possibilità per le associazioni collettive che tutelavano interessi collettivi specifici come la nostra, consentivano a queste associazioni di poter intervenire con le class action e quindi di tutelare in forma specifica gli interessi del consumatore. Devo rifare. Va bene. Devo rifare oggi. Mi ci metto io perché non sono in forma di venire, figurati. C'è una cosa, allora. Cosa non funziona in questo disegno di legge 1495? Allora, il disegno di legge 1495 proposto dall'attuale governo di fatto delegittima ed esclude le associazioni che tutelano come la nostra gli interessi collettivi specifici e quindi esclude tutte le associazioni
aderenti al comitato e al coordinamento creato dal City, associazioni di grande importanza e che tutelano appunto interessi collettivi specifici. E come anche recentemente si sono pronunciati diversi tribunali, sia in procedimenti civili sia in procedimenti penali, questa decisione governativa striderebbe appunto con l'orientamento dei giudici che in processi di una certa rilevanza e che ineriscono scandali che ormai conosciamo tutti, scandali di natura finanziaria, processi Parmalat e quanti altri, hanno di fatto escluso dalla legittimazione attiva le associazioni cosiddette generaliste, quindi le 16 associazioni facenti parte del CNCU, che sarebbero le sole, secondo questo progetto governativo, questo disegno di legge, ad avere oggi la legittimazione attiva per proporre una class action. Questo disegno, tra parentesi, crea una forte discrasia rispetto al precedente disegno di legge che aveva trovato poi un cosiddetto creazione di natura assolutamente bipartisan, che invece al contrario prevedeva la presenza anche di associazioni come la nostra, Telefono Blu, o come le altre, tutte le altre facenti parte del coordinamento creato dal City. Quindi le cosiddette, ripeto, per maggiore comprensione, che tutelano interessi collettivi ma specifici, ad esempio come la nostra, i turisti, o come le associazioni vittime della strage del Vajont, oppure il City che tutela gli investitori. Quindi interessi collettivi specifici, di un settore specifico. La normativa sulla class action cosa non va? Non va semplicemente perché ad oggi si crea ancora una duplicazione dell'intervento della magistratura. Quindi nel primo caso c'è un intervento del tribunale per dirimere un caso giudiziario e creare un principio di diritto, ma questa sentenza cosiddetta declaratoria non consente di tutelare appieno gli interessi diffusi del cittadino e in questo caso dei consumatori, in quanto il cittadino e i consumatori dovranno instaurare un successivo giudizio per vedersi riconosciuti, alla luce della precedente sentenza, gli eventuali danni patiti e subiti. Questo sistema biforcato è di fatto è un sistema che duplica l'intervento del giudice e quindi balza subito all'occhio la complessità e la diversità di questa tipologia di class action rispetto alla class action che conosciamo di matrice americana, che ha una forma più snella, più fluida e più incisiva. Quindi l'auspicio è che non solo il governo modifichi questo disegno di legge includendo anche le cosiddette associazioni come la nostra che tutelano gli interessi collettivi specifici, ma che anche venga preso in considerazione una sorta di seria modifica della normativa proprio sulla class action che consenta un processo unico e che quindi sgravi i tribunali da una miriade di cause cosiddette, noi definiamo in senso tecnico, seriali, che non fanno altro che, tra virgolette, ingolfare i nostri organi giudiziari e quindi poi portano a disincentivare il cittadino nella tutela dei propri interessi. Perfetto. Questa è la seconda, ci rimane l'ultima. L'ultima che era l'appello, non so. Se ho un'altra domanda. No, va bene. Ah, beh, l'appello. Sempre la petizione, sempre sul sito, non so se sia anche sul vostro sito. È sul nostro, sì. Esatto. Lo ricordiamo sia dell'uno che dell'altro. Esatto. L'appello che si sente a fare prima di tutto agli iscritti a Telefono Blu e a tutti gli altri iscritti in Italia ad associazioni analoghe, qual è? È un appello molto garbato ma anche molto fermo e deciso, perché come è emerso sia in questi ultimi mesi e come abbiamo assolutamente palesato noi aderenti al coordinamento creato dal City, questo disegno di legge delegittima di fatto tutte le associazioni come la nostra che tutelano interessi collettivi specifici e mette a serio rischio anche la sopravvivenza delle nostre associazioni stesse. Quindi l'appello è forte, è deciso e richiediamo di firmare le petizioni che sono presenti su quasi tutti i siti delle associazioni partecipanti al coordinamento creato dal City, in particolare anche Telefono Blu ha creato la petizione che è uniformata a quella del coordinamento, è presente sul sito www.telefonoblu.org o telefonoblu.it, così come invito nel medesimo tempo a firmare contestualmente la petizione anche che è presente sul sito del City, appunto, del amico e collega Domenico Bacci, segretario del City, e a inviarla alla Commissione Giustizia della Camera e all'attenzione del Ministro Bersani in tempi rapidi, in tempi più brevi possibili, affinché venga sollecitato un intervento incisivo sia per quanto riguarda l'emendamento della legge per la presenza, per la possibilità della presenza di associazioni come le nostre, sia per una sorta di rivisitazione giuridica sulla class action. Michele Coletti. Michela Coletti, che cos'è e quali sono le attività del Comitato per i Sopravvissuti del Vajont?
Italia Coletti, che cos'è e quali sono le attività del Comitato per i Sopravvissuti del Vajont? Perché il vostro comitato ha aderito alla petizione per la modifica del disegno di legge 1495? Come comitato, ha un appello da lanciare?